siamo arrivati come sempre al momento del titolo nel mirino della settimana. Oggi Enrico ci porta niente po' di meno in Colorado, a Denver. Sai che dico sempre che tu ci porti un po' in giro per il mondo per analizzare, insomma, titoli, per segnalare titoli che possono essere interessanti. Antero Midstream, un'azienda midstream appunto orientata alla crescita, che possiede, gestisce e sviluppa infrastrutture energetiche. Midstream, peraltro, ritroviamo una delle parole chiave, insomma, non solo di questo inizio anno, ma degli ultimi mesi, no? Ci riporta un tema effettivamente fondamentale. A te, perché questo titolo? È un titolo che nei grafici che vedremo ovviamente non è riportato, ma una situazione di dati fondamentali secondo me interessante e che ha pagato moltissimo alcune situazioni proprio di analisi tecnica, inanellandosi in un trend ribassista che l'ha portata da area a 35-36 dollari nel 2017 fino ai 2 dollari sostanzialmente nel 2020. E tutto questo movimento poi però ha avuto una fase grafica interessante di accumulazione di rialzo, per cui credo che l'analisi tecnica in questo caso vada a indicarci come Antero Midstream possa essere un titolo che si è mosso in maniera decorrelata dagli indici e che quindi se rimarrà decorrelato in una fase di possibile situazione laterale per il nuovo anno, di rialzi magari più contenuti, potrà, per l'appunto restando decorrelato, invece ripartire. E potremmo, magari, se sei d'accordo, iniziare a Sì. vedere i grafici partendo dal grafico con il time frame mensile. Mensile, Sì. d'accordo. Allora, eccolo qui il time frame mensile, a te, Allora, il raccontiamolo. time frame mensile semplicemente ci dice che ogni candela indica un mese di tempo e quindi vediamo appunto come già detto vi fosse un trend ribassista dal 2017 indicato dalla freccia blu in discesa alla sinistra del grafico che ha trovato a inizio del 2020 il cosiddetto bottom, il fondo. Da lì abbiamo avuto una ripartenza che dapprima si è fermata agli 8 dollari, quindi la linea orizzontale che appunto ha indicato il livello sopra il quale il trend inverte e si va a decretare come rialzista. Quel livello degli 8 dollari ha tenuto per praticamente tutto il 2021. Dopo il 2021 il livello che era resistenza è stato rotto e al momento quel livello quindi fungerebbe come supporto se venisse retestato, ossia il prezzo lo validerebbe come supporto. Se è vero che ora potremmo avere una fase di lateralità barra debolezza delle borse, non possiamo escludere che quel livello degli 8 dollari possa essere riavvicinato dal prezzo e peraltro abbiamo nella ellisse gialla evidenziata una figura di analisi tecnica, una evening star, quindi una stella della sera, quindi un pattern tendenzialmente ribassista che per l'appunto potrebbe riportare il prezzo in area 8 dollari. Quel livello credo che sarebbe un livello estremamente interessante da monitorare perché? Perché se fosse avvicinato e da lì il prezzo cominciasse di nuovo a rimbalzare con dei buoni volumi, credo che Antero Midstream Corporation sarebbe un titolo da mettere in portafoglio. E nel grafico successivo, Sì. che riporta invece un time frame daily, si va proprio a evidenziare in maniera, se possibile, più precisa come quel livello sia effettivamente un livello supportivo statico, per statico si intende orizzontale, quindi un livello nel quale il prezzo è ovviamente sempre lo stesso, proprio vediamo come a fine del 2020 il prezzo avesse già tentato di romperlo, non essendoci riuscito va a fare un nuovo minimo prima di giugno, poi ripartenza, va a lavorare, si dice in gergo, quel livello di nuovo degli 8 dollari nel 2021, riesce con un po' di fatica a superarlo e quindi ora si è posizionato in area 10 dollari. Ripeto, un eventuale riavvicinamento agli 8 dollari credo che quindi sarebbe di nuovo un retest del livello che lo validerebbe ulteriormente come supporto e quindi come livello sul quale entrare in ottica di medio-lungo periodo. D'accordo, allora, come sempre, queste sono le analisi che Rico Giai porta sulle fonti TV, naturalmente resta a disposizione per eventuali approfondimenti.